È stata una notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che non è stato spostato in terapia intensiva, a differenza di quanto filtrato nelle prime ore di questa mattina dall'ospedale. Dopo la fuga di notizie, infatti, è arrivata la smentita ufficiale del San Raffaele. Berlusconi non si trova in rianimazione. Ieri pomeriggio l'ex presidente del Consiglio è entrato in ospedale a San Raffaele di Milano per via di una serie di controlli programmati da svolgere nei prossimi giorni.